A 3 settimane dalla scomparsa di Gualtiero Marchesi crescono le richieste da parte dei clienti di assaggiare i suoi piatti più celebri, quelli che lo hanno reso famoso, tra cui il risotto oro e zafferano conosciuto in tutto il mondo, di cui la famiglia sta pensando di depositare il brevetto. Allora noi andiamo insieme ad Alberto Ambrogi nelle cucine dell'ultima creatura del maestro, il Marchesino alla Scala. Riso, oro e zafferano. C'è un piatto che ha 37 anni ma è sempre moderno, essenziale ma al tempo stesso scenografico. È il risotto oro e zafferano di Gualtiero Marchesi, il più grande innovatore della cucina italiana. Un piatto nato a Milano nel 1981 nel suo ristorante in via Bonvesin della Riva, zona Corso 22 Marzo. Oggi per assaggiarlo bisogna andare al Marchesino alla Scala, l'ultima creazione del maestro. A nemmeno 3 settimane dalla scomparsa di Marchesi, i milanesi, ma non solo, vogliono ricordarlo attraverso i suoi piatti più iconici. Clienti che entrano quasi non vogliono vedere il menù, cioè sappiamo già cosa vogliamo mangiare. Sono i piatti storici di Marchesi e questo negli ultimi giorni è molto frequente. I piatti più richiesti sicuramente il riso e oro, quindi il riso e oro è il piatto icona, il raviolo aperto che è il piatto forse più copiato al mondo, o il filetto di vitello alla Rossini e essendo a Milano la costoletta milanese, chiamata semplicemente costoletta a cubi, omaggio a Malevich, quindi un discorso anche di collegamento ai piatti d'arte. Partendo dal numero di foglie d'oro utilizzate, è stato calcolato che ad oggi del risotto più famoso del maestro sono stati creati 100.000 piatti. Da tempo la famiglia Marchesi sta pensando di depositare un brevetto su questa ricetta. La particolarità consiste nel fatto che il grande cuoco pensò a un risotto non partendo da un soffritto, bensì da un burro insaporito con cipolla. Appare evidente come il riso oro abbia tutti i criteri e le caratteristiche per poter essere considerato un brevetto, per cui in questo momento abbiamo iniziato il processo proprio per andare a brevettare il piatto del riso e oro. Non c'è un discorso di volerne fare una speculazione economica su questa cosa, quanto il fatto di voler mantenere il messaggio di Marchesi integro. Ma vediamo la ricetta di questo piatto immortale con il cuoco Luigi Gagliardi, un allievo di Gualtiero Marchesi. Abbiamo le stigmi di zafferano e un burro acido ottenuto con una riduzione fatta di aceto, vino e cipolle per rendere appunto il burro acido nel momento in cui sia palpabile, quindi palmata e si impasta, del grana padano, vino e appunto il riso. La ricetta del maestro richiede la partenza sciogliendo il burro, quindi una partenza alla storta, all'incontrario insomma, poi viene tostato il riso appunto, parte la tostatura del riso, si sfuma col vino bianco, si lascia evaporare per far sì che rimanga la parte acida del vino e non la parte alcolica. Si bagna con un brodo di pollo e si porta a cottura per 12 minuti o poi quanto serve. Nel momento in cui si bagna si aggiungono poi appunto gli stigmi di zafferano per la colorazione. Una volta finita la cottura del riso si lascia riposare 1-2 minuti appunto perché ha appena affrontato uno shock. Dopodiché si aggiunge il burro, il parmigiano e parte la mantecatura. La foglia d'oro è appoggiata su delle veline che si sfilano, è sufficiente appoggiarla sul riso, il calore del riso lo fa attaccare e a quel punto si toglie.